Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gatsby Drums. Nel video di oggi voglio parlarvi dell'aspetto che i musicisti odiano di un batterista. Quindi quella roba che fa scegliere un musicista se suonare con un certo batterista o non suonare con un certo batterista. Quindi quello che voglio fare oggi è farvi capire come migliorare sul tempo con un aspetto fondamentale che sono i cambi di tempo. Quindi quando noi suoniamo, poi dobbiamo raddoppiare o dimezzare la velocità. Questo è un aspetto molto sottovalutato, vi spiegherò quali sono le difficoltà di questi di raddoppiare, dimezzare, eccetera, e vi darò un po' di esercizi che suonerò su una canzone. E in più, ragazzi, importantissimo, oggi è uscito il mio nuovo corso, Guida Pratica ai Brani Rock. Questo è un corso con un obiettivo, cioè farvi suonare e farvi suonare nel modo giusto. Quindi andremo a vedere brani in stile Led Zeppelin, Offspring, per quanto riguarda il punk rock, Deep Purple, Van Halen, U2, Europe, Ozzy Osbourne, ballad, classic rock, hard rock, cioè c'è veramente di tutto e vi spiego come suonare ogni tipologia di rock nel modo giusto. Praticamente quello che ho fatto è stato andare a riprendere tutto il mio percorso, andare a riprendere i brani più importanti che hanno segnato il mio percorso da batterista, per fare una vera e propria guida al batterista che vuole diventare rock, vuole capire come si suona questo genere. Guida Pratica ai Brani Rock è in sconto per una settimana, quindi è in sconto fino al 15 di luglio alle 23:55, link in descrizione per avere tutte le informazioni e soprattutto per andare sulla pagina e richiedere anche se volete i contenuti gratuiti, così vi mando un po' di lezioni, vi mando un po' di robette per incominciare a capire come funziona il corso e per incominciare ad assaporare il rock. Ma adesso cosa dobbiamo fare? Andare a capire come funzionano i cambi di tempo e come essere dei batteristi migliori, come essere dei batteristi di cui la nostra band può fidarsi. Quindi, sigla, suoniamo il primo brano e cominciamo con la spiegazione. Molto bene, cosa avete sentito in questo brano? Allora, prima cosa, il riff di chitarra, famosissimo, iconico del rock di Killing in the Name, cioè quello di Killing in the Name of dei Rage Against the Machine. Qui avete sentito un loop in cui c'era solamente il riff di chitarra. All'interno di Guida Pratica ai Brani Rock, il mio nuovo corso, c'è un brano in stile Rage Against the Machine, proprio ispirato a Killing in the Name of. Allora, appunto, questo è un loop, quindi la chitarra e il basso, quello che c'è, continuano ad andare dritti, mentre noi andiamo a fare cosa? Andiamo a fare dei cambi di tempo. I cambi di tempo sono quelli che molto spesso fregano la maggior parte dei batteristi, perché nel momento in cui noi andiamo a suonare un tempo normale e siamo sempre lì, nel senso di boom, pa, boom, pa, sempre uguale a loop anche noi come tempo, è un conto. Quando bisogna andare a velocizzare, che poi velocizzare è la parola sbagliata, ma a raddoppiare o dimezzare il tempo, è lì avvengono un po' di problemi, perché quando andiamo ad aumentare la velocità, a raddoppiare, adesso dirò raddoppiare e dimezzare, quando andremo a raddoppiare la velocità ci verrà ad accelerare, quindi da un tempo normale a raddoppiato. Ci viene da tirare avanti. Quando andiamo a dimezzarlo è il contrario, ci viene da sederci, e va bene sedersi, nel senso sedersi come mood, da sederci perché
dobbiamo rallentare da quel senso di rallentato, ma il tempo è comunque lo stesso. Quindi dobbiamo stare attenti a non fare... Se facciamo una roba del genere, la nostra band ci manda via in un secondo, perché appunto tiriamo troppo indietro, non è più a tempo la cosa. Stiamo dimezzando, ma stiamo anche rallentando, quindi non va bene. Bisogna cercare di rimanere a tempo, anche se come groove stiamo raddoppiando o dimezzando. Cosa vado a fare nella pratica? Cosa sono andato a fare nella pratica qui? Partiamo da un groove semplice, quindi un groove super easy, con alcune insidiette che adesso vi dico, ma comunque un groove fattibile da tutti, diciamo. Quindi, cassa in 4, rullante sul 2 su 4, Charleston in ottavi. Quello che vi ho fatto sentire. 3, 4. Questo è il groove principale con cui si inizia la canzone. Ovviamente alcune insidiette, perché attenzione al solito unisono tra cassa e rullante. Non fate questo. Ma devono scendere insieme. Deve essere un colpo unico molto potente. Questo nel rock è fondamentale. Fate queste quattro battute. Il riff di chitarra continua uguale, mentre noi dobbiamo andare a raddoppiare il tempo. Non è questione che se siamo a 80 bpm dobbiamo andare a suonare a 160, ma dobbiamo dare l'idea che il tempo raddoppi. Per dare l'idea, la cosa migliore è quella di dare l'idea del raddoppio con cassa rullante. Quindi il Charleston rimarrà perfettamente uguale, il nostro Charleston in ottavi continua dritto, mentre cassa rullante suoneranno ottavi, quindi cassa rullante, cassa rullante, cassa rullante, cassa rullante, tutti gli ottavi. Quindi questa volta non ci sarà più un Charleston da solo tra cassa rullante come c'era prima, ma ogni volta che suona il Charleston suona o la cassa o rullante. Facciamo il passaggio. Ok, vedete che l'idea è quella di raddoppiare il tempo. In realtà non lo sto raddoppiando, il tempo è sempre lo stesso, ma ho dato l'idea di velocità, movimento. Attenzione qui a non darne troppa di idea di velocità e movimento, perché altrimenti poi cambiamo BPM e non va più bene. Appunto, la nostra band ci porge la lettera di licenziamento. Questo per quanto riguarda la parte raddoppiata. Successivamente torniamo, abbiamo di nuovo un cambio di tempo perché dalla parte raddoppiata torniamo al groove principale, pum, pa, pum, pa, e poi andiamo alla parte dimezzata. Ho fatto così perché la parte dimezzata, per dargli senso di pesantezza, ho deciso di farla sul crash. Qui che cosa succede? Qui il nostro Charleston, che suona in ottavi, continuerà sempre a essere in ottavi, ma stavolta noi andremo a utilizzare cassa rullante per dare il senso di dimezzamento, quindi quel senso di rallentamento che nella realtà dei fatti non c'è, ma andando a modificare la cassa, che stavolta suonerà sull'1 e sul 3, sul 3, sull'1 e sul 3, e il rullante che suonerà solamente sul 3, daremo quel senso di svuotamento e rallentamento. Quindi nel brano ho suonato anche un China sul rullante. Per dare un po' più di peso al mio rullante. Pa! Quel
pa potentissimo, che secondo me è una figata nel momento in cui si rallenta, perché gli diamo ancora più pesantezza e presenza al nostro groove. Quindi la cosa importante a cui fare attenzione qual è per riuscire a mantenere il groove sempre costante nonostante i cambi di tempo è il Charleston, o comunque non per forza il Charleston ma la nostra mano forte, perché come avete visto la nostra mano forte in qualsiasi groove siamo andati a suonare normale, rallentato, velocizzato, raddoppiato, scusate, è rimasta sempre uguale. Quindi quella mano destra che suona sul Charleston e per il dimezzato, la parte dimezzata suona sul Crash, è il nostro focus principale, perché rimane sempre uguale. Quindi se quella rimane uguale e noi andiamo a piazzare cassa rullante in base alla nostra mano destra, il tempo non cambierà mai. La velocità rimarrà sempre quella e solo l'idea del groove che sembrerà normale, raddoppiato o dimezzato. Questa è una cosa che vi consiglio di fare su dei brani che non hanno metronomo. Come avete visto, non avevo il metronomo in cuffia, quello che ho suonato e quello che avete sentito anche voi. Quindi non mettetevi metronomo, perché col metronomo avete troppo l'idea del tempo giusto qual è. Invece qui dovete incominciare ad ascoltare gli altri musicisti o della vostra band, o se suonate con una canzone, la canzone, i musicisti che suonano all'interno della canzone, perché capite se state andando a tempo o no in base alla musica che suonate. Col click no, perché pensereste solo al click, cioè al metronomo, e quindi non va bene. Fatelo con delle basi senza batteria e senza metronomo, come quella che avete sentito adesso. In Guida Pratica ai Brani Rock, infatti, tutte le basi, tutti i brani iconici che ci sono con il metronomo e senza il metronomo, in modo tale da suonare magari un po' col metronomo per prendere confidenza, e poi via metronomo, si suona ascoltando la musica. Adesso andiamo a risuonare il brano, questa volta non facendo un groove easy, diciamo, quindi pum, pa, pum, pa, no? Cambiamo il groove e vi metto in realtà due step insieme, perché uno step sarebbe quello di cambiare il groove e continuare così. Il terzo step, che però vi metto insieme, così facciamo, non, il video non dura 6 anni e mezzo, il terzo step è quello di inserire anche dei fill tra un cambio di tempo e l'altro. Queste due cose, cambio di groove e inserimento di fill, incasinano la vita. Intanto, prima vi faccio sentire il riff di chitarra con queste aggiunte. Ok, allora incomincia a diventare tosta, perché il groove è diverso, quindi questa volta non possiamo dire il groove tanto è semplice, non ci devo pensare, non devo pensare a quello che devo fare, penso solo ai cambi di tempo. No, qui dobbiamo pensare sia ai cambi di tempo sia al groove che stiamo suonando. In questo caso il groove non è un groove troppo difficile, perché è un groove con Charleston in ottavi, cassa che suona ottavo puntato più sedicesimo e poi rullante sul 2, quindi 3, 4, tu, pa, e poi due ottavi di cassa rullante sul 4.
Questo non è troppo tosto, si possono andare a fare groove da semplicissimi a impossibili, ma il problema è che questo diventa tosto nel momento in cui dobbiamo andarlo a dimezzare o raddoppiare, perché prima, per dimezzare o raddoppiare, andavamo a utilizzare cassa rullante. Anche in questo caso faremo la stessa cosa, perché il Charleston continuerà a suonare identico, quindi sempre in ottavi. Ma nel momento in cui andiamo a raddoppiare, il Charleston rimane in ottavi, ma questi, cassa rullante, si andranno a strecciare. Quindi, se prima il groove normale era questo, andando a raddoppiare cassa rullante succede questo. Lo sentite il raddoppio? Tum tu pa, tum tum pa, tum tu pa, tum tum pa, tum tu pa, tu tu 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 pa. Quindi, quando dobbiamo pensare al groove e non solamente al cambio di tempo, vedrete che vi verrà da velocizzare ancora di più, proprio. Anche le cose banali, come il doppio colpo di cassa, diventeranno un po'... Oh, cosa sta succedendo? Ci metterete magari un attimo, poi vi assesterete su quella velocità raddoppiata. Ma non dobbiamo metterci un attimo, dobbiamo riuscire ad assestarci subito su quella velocità raddoppiata. Quindi, difficoltà in più. Successivamente, di nuovo, Charleston in ottavi e cassa rullante di nuovo normali, tempo normale della canzone. E infine, raddoppiato. Raddoppiato anche non è così semplice, perché si allarga tutto, ma l'idea iniziale è di dire: cacchio, la cassa e il rullante, ma quanto spazio c'è tra una cassa e un rullante? Non sembra il groove di prima, perché noi stiamo passando da questo a questo che vi ho fatto alla fine, quindi è tutto dilatatissimo, ma il groove è sempre lo stesso, nel senso l'idea del groove è la stessa, ma semplicemente raddoppiata. Quindi questo era il secondo step, provate a farlo anche con altri groove, ovviamente prima di suonare il groove sulla canzone, fatevi prima il groove normale, poi il groove raddoppiato, poi il groove dimezzato, poi cercate di metterli insieme. All'interno di Guida Pratica ai Brani Rock ci sono vari groove che potete andare a fare in questo modo, già pronti, poi ognuno si creerà i propri. E infine passaggi è difficile, perché abbiamo ancora una cosa in più da pensare che non ci permette di pensare prima. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi andiamo a suonare un groove normale, il primo groove che suoniamo, e poi dobbiamo andare a raddoppiarlo, noi prima di raddoppiarlo possiamo già entrare nell'ottica del raddoppio, quindi già prima pa pum pa pum pa pensare: ok, come adesso ta, tu, raddoppiato tonka 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 tonka, e poi andare a suonarlo raddoppiato. Il problema dei fill è che ci mandano un attimino fuori, nel senso che dobbiamo prima del raddoppio fare il fill e pensare a che il fill fare, e poi andare subito a raddoppiare. Qualsiasi fill, anche quello più semplice, però va a romperci le scatole alla nostra testa, perché... Anzi, facciamo il groove giusto. Devo fare uno switch mentale velocissimo per riuscire a fare il fill e poi partire subito dal raddoppiato. Quindi questa cosa dei fill vi consiglio di farla per ultima, prima fate solo groove, poi andate a inserire dei fill prima del raddoppio o prima della parte dimezzata per
svegliare, diciamo, il vostro cervello. Vedrete che pian pianino riuscirete a fare questo switch velocemente, il vostro cervello diventerà molto più veloce e soprattutto la cosa importante è che nel momento in cui farete questi esercizi qua di raddoppio e di dimezzamento su i brani, eccetera, quando dovrete andare a suonare un groove normale, no, senza raddoppi né parti dimezzate, sentirete che la vostra potenza nelle braccia e nelle gambe migliorerà tantissimo e sarete molto più solidi sul groove. E soprattutto la vostra band sarà molto più contenta perché sentirà questa solidità e soprattutto si sentirà molto più sicura di suonare con voi, perché dirà: ok, adesso abbiamo un batterista che è una macchina. Quindi fiducia totale del batterista. Voi siete quelli che tenete il tempo e chi suona con voi deve potersi fidare al 100% di voi. Quindi, ragazzi, con questo il video può finire qua. Spero vi sia piaciuto, spero vi sia servito questo video per migliorare il vostro tempo, soprattutto per migliorare il vostro groove e avere più tiro alla fine. Vi ricordo che Guida Pratica ai Brani Rock mi è uscito un po' in falsetto. Guida Pratica ai Brani Rock, che è uscito oggi, il mio nuovo corso, è in sconto fino al 15 luglio, mi veniva più il mese, e questo è un corso dove veramente, raga, si suona. Ve lo consiglio se siete dei batteristi a cui piace tanto suonare, senza troppi fronzoli, vi piace suonare e volete farlo nel modo giusto. Per chi già ha il mio corso Batteria Rock volume 1, consiglio assolutamente questo corso, perché può essere visto come una continuazione del corso, perché da una parte abbiamo visto le fondamenta, qui in questa parte suoniamo veramente. Se invece state cercando un percorso ancora più completo sul rock, c'è uno sconto enorme, uno sconto di 80 euro su Batteria Rock volume 1 più Guida Pratica ai Brani Rock. Con questo, qualsiasi informazione scrivete nei commenti, link in descrizione per accedere al corso e per vedere tutti quanti i contenuti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!